abbiamo ribadito la nostra assoluta condivisione sull'obiettivo che il ministro si è prefisso, devo dire anche da diverso tempo, che è comune, cioè quello di dare maggiore stabilità alla gestione economico-finanziaria, e su questo credo non ci sono assolutamente dubbi. Non condividiamo quindi assoluta contrarietà sullo strumento. Abbiamo ribadito che negli ultimi 20 anni la Covisoc ha lavorato non bene, di più, anzi ha lavorato benissimo dal 1987 alla sua istituzione. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto solo 2 ricorsi accolti al TAR e 2 al Consiglio di Stato. Potete immaginare su circa 200 società escluse che tipo di lavoro e che modo di lavoro ha svolto la Covisoc. Quindi massima attività positiva da parte dell'organismo di controllo. Certo, la Covisoc svolge l'atto notarile di controllo sulla base di licenze che noi predisponiamo, dove c'è l'alta sorveglianza da parte del CONI, che è l'unica funzione pubblicistica. Abbiamo chiesto al governo di assisterci, di aiutarci, quindi oltre al CONI eventualmente il Dipartimento dello Sport potrebbe validare o comunque stabilire, come avviene in Spagna, come sta avvenendo in Inghilterra, dei principi ai quali noi possiamo attenerci.